stressante creare sempre nuovi contenuti su Instagram? Beh, alla fine di questo video ti svelerò il segreto di ogni professionista. Il repurposing. Che cos'è il repurposing? Il repurposing vuol dire creare contenuti nuovi grazie ai tuoi vecchi contenuti. Ne parliamo tra pochissimo, ma prima non dimenticarti di iscriverti e schiacciare quella campanella se vuoi avere sempre nuovi video che ti insegnano come portare il tuo business al successo su Instagram con me, Laura Baileni, Instagram e Business Coach. Che cos'è esattamente il repurposing? Repurposing vuol dire riproporre ed è il metodo che funziona alla grande per crescere costantemente su Instagram alla metà della fatica e nella metà del tempo. Riproporre il contenuto che già hai è utile per due motivi. Per te è un risparmio di tempo sensazionale, ma per il tuo consumatore, la persona che ti segue, è un modo di recuperare i tuoi contenuti nel modo più naturale e organico possibile. Cosa vuol dire? Non tutte le persone che ti seguono, non tutti i tuoi followers vedono tutti i tuoi contenuti e non tutti i tuoi followers amano lo stesso tipo di contenuti. Ad esempio, se io faccio un reel che parla di come usare la palette per i reel e le persone che non amano i reel non hanno visto questo mio contenuto o semplicemente non erano su Instagram in quell'ora e si sono persi il mio reel, se io faccio un carosello che parla della stessa identica cosa perché quel reel ha performato molto bene, ecco che le persone che amano i caroselli troveranno il metodo perfetto per loro per acquisire questa nuova competenza grazie a te che hai riproposto il contenuto. Voglio farti vedere in pratica come creerò un mese di contenuto in meno di un'ora grazie al repurposing, riproponendo tutti i miei vecchi contenuti che hanno performato alla grande, in modo da farli vedere a quelle persone che non l'hanno ancora visto, a far ripassare le persone che l'hanno già visto e a informare tutti i miei nuovi followers di questa parte importantissima per loro, che ti hanno confermato loro sia importantissima perché ha performato bene in passato. Non sei un vero professionista su Instagram fino a quando non hai imparato l'arte del repurposing, quindi andiamo a vederla in pratica con lo step 1. Prima di tutto dobbiamo scegliere quali contenuti riproporre e come riproporli, perché la realtà dei fatti è che puoi trasformare un reel in un carosello in un reel in un post in un carosello e così via. Quindi ad oggi voglio trasformare i miei reel e post vecchi in caroselli e lo faremo insieme in pratica. Quindi step 1, andiamo a prendere il telefono e vedere quali vecchi post, quali reel hanno performato talmente bene da volerli riproporre in un carosello. Quindi per oggi impareremo il repurposing da post o reel a carosello. Partiamo dall'inizio. Dal tuo account devi andare su Insights, quindi dati statistici, e andare su account raggiunti. A questo punto, se andiamo sui reel più popolari, possiamo vedere in base alla copertura come sono andati i reel dell'anno scorso e di quest'anno e provare a vedere se ce n'è qualcuno che vogliamo riproporre. Per esempio, la primissima cosa che salta ai miei occhi è quello da 428.000, che se apro mi ricordo che ti spiega cose che mi vengono chieste come Instagram coach. Si guadagna davvero? Come lo sei diventata? E già questo può diventare un carosello, posso farlo anche io, quindi questo è un potenziale carosello e già ne abbiamo uno. Ricorda che io faccio 4 post caroselli alla mese, quindi uno a settimana, quindi mi servono veramente solo 4 contenuti da riproporre per essere a posto per tutto il mese. Quindi andiamo a vedere quando realizzi che avere 10.000 follower su Instagram non ti porta neanche un cliente. Anche qui potrei usare il testo, quindi tutta la verità sui 10.000, e tutto quello che ho scritto qua può essere inserito in uno o addirittura suddiviso in 2 caroselli. Quindi qui si parla di followers e clienti, la differenza tra followers e clienti e cosa fare per guadagnare con Instagram. Quindi potrebbero effettivamente essere 2 caroselli. E adesso proveremo a fare questo. Dopodiché, per esempio, un altro buono potrebbe essere: nessuno commenta sotto i tuoi post, è un buon gancio ed è colpa tua. Ovviamente non metterei magari è colpa tua, ma metterei nessuno commenta sotto i tuoi post, invece di fare così prova a fare cos'ha. E posso fare addirittura solo un post invece di un carosello, invece di 1, 2, 3 prova a 1, 2, 3. Bellissimo, ok. Credo di avere già i miei 4 contenuti per il mese.
Andiamo a vedere se c'è altro, cosa cambia su Instagram nel 2022. Ok, potrei riparlare di quello che succederà nel 2022 al feed, per esempio, anche questo come carosello è perfetto. Come creare reels efficaci, e anche qui potrei fare hook, valore, CTA e approfondire. Quindi veramente mi bastano 4-3 reels per riproporre, quindi andiamo direttamente a fare il tutto a computer. Quindi una volta che hai scelto quali dei tuoi reel o post più popolari, vecchi, perché comunque questo è di tantissimo tempo fa, adesso non ricordo neanche di quando è, il 2 agosto 2021, quindi è vero che è stato popolarissimo, che 428.000 persone l'hanno visto, il primo racconta la mia storia e l'ho già fatto, però è anche vero che è vecchissimo e ci sono tantissimi nuovi followers che non hanno visto questo, non hanno potuto capire cos'è importante davvero e cosa no per i 10 followers, cosa mi chiedono come coach e tutte queste cose. Quindi andiamo a vedere come riproporlo per i nuovi, per i vecchi che l'hanno perso e per perdere meno tempo a fare contenuti nuovi su Instagram quando sappiamo che ci sono contenuti perfettamente validi, vecchi, che possiamo riproporre. Let's go! Canva con un carosello prefatto o che tu farai da zero, non ha importanza, devi saper già fare il carosello, perché in questo specifico video YouTube andiamo a parlare di come riproporre il contenuto. Se vuoi che ti insegni anche la parte di come si crea un carosello con Canva, lasciami nei commenti tutto quello che vorresti chiedermi e posso fare un video anche su quello. Quindi andiamo a riprendere quei reel vecchissimi che ho scelto di utilizzare. Vedrete quanto è semplice riproporre il contenuto. Ovviamente questo si può fare quando hai dai 6 mesi a più di un anno di contenuti già creati, con molta ricerca, con ricerca di mercato e sapendo con quale cliente ideale stai parlando. Tutto questo te lo insegno nella mia masterclass gratuita, quindi se non l'hai ancora vista mi raccomando clicca il link in descrizione per vederla. Quindi andiamo a prendere questi reel vecchissimi. Come ho detto prima, faccio un carosello a settimana. Adesso andiamo a provare a fare il reel, quindi andiamo a ripescarlo. Eccolo qua, quando realizzi che avere 10.000 follower su Instagram, bla bla bla. E qui è molto scritto in realtà, quindi io posso letteralmente copiare e incollare questo in un nuovo carosello. Attenzione, ci vuole comunque del tempo, io non ti sto dicendo che questo risolve tutti i problemi della tua vita, ci vuole comunque tempo, ci avrò messo una ventina di minuti a creare questi due post, però non c'è quello sforzo mentale di dover sempre creare qualcosa di nuovo quando sai che hai già detto cose preziosissime in precedenza che molte persone non hanno ancora acquisito o non hanno mai letto da te. Quindi non dimenticarti di questa strategia e non dimenticarti che può essere usata in miliardi di modi. Puoi andare a prendere soltanto il titolo, puoi fare lo stesso identico reel e copiarlo in un carosello o in un post. Puoi prendere spunto da 3 cose che mi hanno fatto crescere su Instagram e crearne una nuova versione. Puoi letteralmente rifare tutto quello che vuoi e andare a riprendere spunto dai reel o i post più vecchi per creare dei nuovi caroselli. E questo può letteralmente essere riutilizzato in mille modi. Trasformare un carosello in un reel in un post. Come ti dicevo, puoi trasformare tutti i contenuti per fare in modo che tutte le persone con diversi metodi di apprendimento apprendano le cose più importanti e che hanno avuto più successo sul tuo account già precedentemente. Questo metodo ti permette di continuare a crescere con il minimo sforzo, il minimo investimento di tempo e il massimo dei risultati. Quindi se hai qualsiasi dubbio o domanda su come funziona il repurposing, non esitare a lasciarmi un commento e chiedermi, e potrei fare una seconda parte di questo video se hai altre domande o dubbi a riguardo. Se questo video ti è piaciuto non dimenticarti di lasciarmi un like, iscriverti e schiacciare quella campanella per avere novità ogni mercoledì quando porto nuove tecniche per portare il tuo business al successo online. Noi ci vediamo prossimo mercoledì con un nuovo video e io ti auguro buon repurposing. Ciao!